L'Italia è il primo produttore europeo di riso. E allora mi sembra giusto rendere merito alle nostre belle regioni vocate, in particolare la Lomellina, Piemonte e Lombardia, ma anche l'areale ferrarese. E poi c'è tutta la filiera in mano italiana a partire dal seme. Questo perlomeno è il racconto che noi vi faremo. Poi, naturalmente, quando si parla di riso non si può non parlare di risotti in particolare, ma non solo, perché le varietà, dicevamo, sono tante e le destinazioni culinarie sono altrettante, però i risotti primeggiano e allora noi abbiamo in collaborazione con la squadra SIS organizzato una bella giornata da trascorrere insieme dove si sta allestendo davvero una tavola e torneremo nella Reale Bolognese a San Lazzaro praticamente dove è anche la sede della società italiana Sementi dove alla taverna Ripa Canova prepareremo proprio un insieme di piatti che si legano al mondo del riso e in particolare risotti, anche perché pare che le superfici siano stabili, in aumento le varietà da risotto. Questi, perlomeno, erano i dati alla vigilia delle semine. Mentre adesso la trebbiatura occuperà sicuramente tutto il mese di ottobre, anche oltre perché insomma ci sono stati alcuni ritardi. Di questi dati ne parleremo tra un po'. In questo momento, siamo in una eh, azienda eh, che eh, è un moltiplicatore. Storico per quello che riguarda l'azienda Sis, l'azienda Motta e Bosco, ma per farci raccontare meglio il tutto, che io un po' sommariamente ho espresso, andiamo a raggiungere le nostre prime voci di questa puntata che sono Giacomo Gavina, breeder del riso per Sis, e Sauro Gardinale, che è agente di Sis per le zone di Ferrara e Ravenna, quindi insomma siamo nel suo territorio. Allora, io, però, per cominciare, Giacomo, eh, qui vediamo la trebbiatura di una varietà particolare, molto importante, ed è ho detto il campo di un moltiplicatore storico. Allora per voi è un gergo abituale, ma vogliamo dire che cosa significa perché la storia nasce proprio dalla ricerca. Chiaro, sì, eh, noi qui ci troviamo l'azienda Monte che come ha detto bene è un moltiplicatore storico di SIS, un'azienda che collabora con noi da anni. La moltiplicazione del seme delle varietà SIS viene fatta da tecnici ed agricoltori specializzati che ci riescono a garantire una qualità di prodotto eh, di, di altissimo livello, e in questo caso stiamo vedendo le fasi di trebiatura, è la fine di un percorso che eh, diciamo parte con la semina e prosegue durante tutta la campagna con la pulizia del seme che per garantire l'uniformità che viene fatta da tecnici specializzati che arrivano in azienda, in particolare in questa azienda, e per ottenere appunto un prodotto di qualità superiore, che in questo caso è la granella, diciamo il nucleo di partenza della varietà Volano, che è una varietà storica di Sis, e la varietà tipica da risotto ecco, esatto. che i più conoscono come Arborio, viene venduta come brand Arborio. ma il 70-80% di quello che mangiamo come arborio oggi è appunto questa varietà volano. Allora, dietro di noi dicevo le fasi di trebbiatura, una trebbiatura ritardata, eh, Sauro Gardinale, perché le condizioni, diciamo, meteo non hanno agevolato. Che cosa c'è da aspettarsi nell'area ferrarese che ha eh, un investimento ettariale molto importante anche da un punto di vista varietale e qualitativo, insomma, tiene alta la bandiera? Sì, beh. Chiaramente, Ferrara, per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, è comunque molto importante per tutto l'areale italiano, è la prima provincia. Quest'anno ci sono 7000 ettari coltivati a riso, siamo in piena trebbiatura. È cominciata, come ha detto giustamente, causa l'andamento stagionale verso la fine del mese di settembre e si dovrà protrarre probabilmente fino, fino a fine ottobre, anche primi di novembre. Si parla di produzioni medie e, vista l'annata, ci sono stati problemi come stagione, in particolare pioggia, basse temperature alla semina e poi tutta l'estate proseguito con basse temperature che soprattutto per Ferrara, in particolare l'area del Basso Ferrarese, sono anomale. Il punto critico è la fioritura, il periodo quindi di agosto, temperature molto basse facevano diciamo, preoccupare gli agricoltori. Tutto sommato direi che non sta andando male. Non ci sono stati problemi particolari di avversità, particol diciamo, la principale avversità del nostro, del nostro territorio è il Brusone a parte le solite diciamo, code o problematiche per zone specifiche. Prima, tra l'altro, eh, abbiamo raccolto anche un'altra varietà eh, storica di SIS che è l'Oto. Anche in questo caso si vedono insomma, diversità tra chicco e chicco, ma soprattutto la diversità è dopo le fasi che seguono poi la trebbiatura perché chiaramente questo è il riso tal quale, ma dopo le procedure eh, non sono poche. Anzi, sono procedure che in qualche modo voi anticipate anche nei vostri laboratori proprio per sondare sia le potenzialità delle nuove varietà sia per verificare e confermare le performance di quelle già sul mercato. È chiaro, l'attività nostra del settore ricerca è quella di sviluppare nuovi materiali sempre più performanti, per questo noi facciamo test di campo chiaramente che possono essere anzi che sono multilocati, quindi non solo nella zona qui dove ha sede l'azienda SIS, ma anche nelle zone più vocate, quindi in tutte le zone della Lombardia e del Piemonte abbiamo stazioni sperimentali. Testiamo i nuovi genotipi con test di campo per valutare le performance agronomiche di resistenza alle malattie. Poi in post-raccolta, considerato che i risi diversi hanno destinazioni d'uso diverse, vengono testate le qualità che riguardano dimensioni del granello, tenuta alla cottura, il al percentuale di amido che quindi sono. Tutte le, eh, tutte le caratteristiche che riguardano appunto dopo il passaggio successivo che riguarda appunto l'alimentazione umana. Come sono messi i risicoltori? Perché ogni tanto c'è l'allarme, eh, si abbandonano le risaie, calano gli ettaraggi, investimenti diversi, pare che però ci sia una discreta tenuta per la risicoltura, visto che poi sono anche aree vocate oltre che storiche, quindi redditualmente hanno premiato. Ferrara, come tutte le zone, chiaramente negli anni c'è sempre un'oscillazione, però il basso Ferrarese, dove si coltiva il riso, è la zona che è a ridosso del Delta del Po e in questa zona tra l'altro abbiamo anche il riso del Delta del Po IGP. Sono anche terreni che per caratteristiche, terreni torbosi, terreni particolari, il riso è la coltura principale perché difficilmente si possono fare altre colture avendo la stessa soddisfazione di reddito. Quindi con le normali preoccupazioni dovute al mercato, a quelle che sono le regole che ci chiede o ci darà la PAC, comunque è un territorio direi che è storico e a parte oscillazioni percentuali nelle annate, sicuramente la coltura del riso c'è e ci sarà comunque anche in futuro sempre. Varietà più importanti per questo territorio ci sono distinzioni tra gli areali italiani. Beh, allora, nel nostro areale, in particolare, la, la Fada da padrone il eh, riso da risotto. Per quanto riguarda Sis, la varietà leader è Volano, varietà storica. Pensate che su Ferrara, 7000 ettari, abbiamo detto superficie totale, il 20% è a quest, co, sempre seminato con questa varietà perché negli anni, eh, diciamo, un, nel programma di semina, in quella che è la programmazione etariale delle aziende che da noi sono di dimensioni abbastanza ragguardevoli, eh, Volano ha sempre una sua, una sua quantità già predestinata perché ha lo sbocco di mercato e perché produce ben adattato l'areale del delta ferrarese. Quest'anno vorrei ricordare che abbiamo introdotto una novità, risoneve, questo appartiene alla tipologia baldo, ha il grosso vantaggio di essere una varietà precoce, molto precoce, ha un 130 giorni di ciclo circa, quindi viste le due ultime annate con problemi di semina, in più le problematiche che abbiamo anche di infestanti nel terreno, ci permette. I primi risultati danno già buone produzioni, ma comunque è molto importante per una strategia di diversificazione aziendale in quelle che sono le varietà perché possiamo fare della falsa semina e delle semine ritardate portando a casa però una buona produzione. Direi che allora a questo punto, per non correre il rischio di essere trebbiati direttamente, perché a questo punto la nostra macchina sta avanzando, ci spostiamo e andiamo invece a raggiungere, sempre qui in area Altedo, direttamente l'azienda Cantaglia, l'azienda di proprietà di Sis, dove il lavoro che viene fatto invece è molto particolare. Qui sostanzialmente siamo in un campo parcellare di rimonta di seme che viene fatto in purezza. Abbiamo sia il mantenimento di quelle che sono ormai le varietà consolidate di SIS che il, la rimonta del seme delle varietà che saranno le varietà del futuro. Quindi in questo campo, in questi piccoli appezzamenti che sono chiamati parcelle, sono, simulano sostanzialmente quelli che sono i, i pieni campi, sono eh, piccole porzioni di terreno in cui alleviamo le varietà in purezza, vengono controllate, vengono mantenute rigidamente nella loro uniformità, omogeneità purezza vengono trebbiate, anche in purezza con questa mietitrebbia parcellare per garantire la massima qualità del prodotto finale, quindi prodotto da seme. Ecco, tra l'altro, ogni volta che si termina una parcella di una varietà bisogna ripulire la macchina, cartellinare tutto quel che si è raccolto perché poi la raccolta successiva avvenga appunto senza che ci siano contaminazioni o mescolanze tra le varietà. Ecco, quello che stiamo trebbiando in questo momento che varietà è? Questo è il il in purezza della varietà Yume è una varietà che è un fiore all'occhiello della nostra società perché è una varietà che ci è stata data dalla multinazionale JFC, eh, quindi da questo gruppo giapponese, specificatamente che SIS coltiva per il sushi, è un, una qualità elevatissima di prodotto che abbiamo in esclusiva e che moltiplichiamo e che coltiviamo in Italia per il prodotto di tutto il mercato da sushi europeo. Infatti, è una delle più importanti filiere, tra l'altro, uno dei rari esempi nel mondo riso. Ne parleremo anche dopo con tutta la squadra SIS. Ecco, noi entrando però in Cantaglia, vediamo tutte queste file che, anche queste, insomma, tra un po' verranno in qualche modo trebbiate. Poi ci sono alcune parti che sono tutte cartellinate. Fa parte di quello che è il lavoro di selezione varietale che facciamo qui, come reparto ricerca a SIS. Eh, sostanzialmente noi cerchiamo di ehm, trovare nuovi genotipi che siano più performanti al servizio degli agricoltori e in questo processo a partire da un incrocio abbiamo popolazioni segreganti che andiamo appunto a cartellinare, quindi a scegliere per le attitudini e caratteristiche produttive e non solo e che andiamo a portare avanti anno dopo anno fino ad arrivare a dei volumi consistenti che ci permettano di iniziare l'iter di iscrizione al registro nazionale e successivamente la commercializzazione e la distribuzione agli agricoltori. Cultori. Perfetto, poi al di là di quelle con i cartellini insomma eh, c'è invece una distesa di altre, io non so come chiamarle, parcelle, campi varietali. Chiaro, il mondo del riso si distingue proprio per avere granelli di forma, dimensione e, mh, e pesi specifici diversi a seconda delle destinazioni d'uso che poi prenderanno lungo la via verso il piatto e le tavole degli italiani e, e quindi noi facciamo dei piccoli eh, test con questa queste piccole parcelle che simulano praticamente il comportamento delle varietà in pieno campo sono prove di confronto. Per cui valutiamo le attitudini produttive di resistenza alle malattie, confrontando i genotipi che andiamo, diciamo così, ad analizzare, quindi a testare i genotipi nuovi SIS con le varietà di riferimento che sono quelle che fanno la risicoltura italiana oggi. Ecco, tra l'altro noi lo possiamo vedere addentrandoci, io dicevo coloriture diverse, qui lo si vede in maniera molto chiara, cioè eh, qui è è un riso molto scuro, nero, oserei dire, sì. eh, perché in effetti la ricerca sta anche puntando su colorazioni che poi rappresentano anche profumi, aromi, oltre che caratteristiche varietali diverse. Anche su questo sta puntando la ricerca. Sì, stiamo lavorando a 360 gradi, questo è uno dei campi che diciamo, eh, oggi va per la maggiore, il, il tentativo di cercare risi pigmentati che siano eh, performanti per gli agricoltori, ma anche diciamo, che abbiano le caratteristiche... Qualitative per tutto il mondo della ristorazione, in questo caso sono colorati sia all'esterno che all'interno. Sono granelle nere, sono granelle che si distinguono dalle classiche granelle a riso bianco da risotto appunto per la presenza di questi composti antocianici e polifenolici che ne conferiscono anche oltre a delle caratteristiche qualitative eh, in termini di cottura anche una certa diciamo così eh, funzionalità, ecco, alimenti funzionali che quindi aiutano anche il consumatore a stare meglio. Ecco, allora praticamente siamo già entrati nel nostro nuovo sipario, quello legato alla cucina e alla ristorazione. Allora io direi a questo punto che possiamo uscire dalla nostra risaia anche Sauro. Cardinali ci ha seguito, però adesso insieme ci spostiamo ulteriormente perché andiamo ad assaggiare ad assaggiare invece le varietà di risotto e non solo che già sono sul mercato. Eh, la prova di cucina, però abbiamo detto risi e anche grani. A questo punto ci vediamo tra pochissimo a Taverna Ripa Canova. Tempo di trebbiatura di riso come abbiamo appena visto, ma naturalmente noi affrontiamo il tema di filiera proprio ad arrivare fino all'ultimo momento, quello della cucina. Allora, per completare il tutto abbiamo radunato qui in questo bel prato eh, che è antistante alla taverna Ripa Canova, in quel di San Lazzaro più o meno, vicino a Didice, dove è la sede appunto della SIS con cui stiamo facendo questo bel giro tanti amici che rappresentano sia una rappresentanza della squadra SIS ma anche il mondo dei consorsi agrari, il mondo col diretti, insomma avremo tante voci perché proprio di filiere, riso e anche grano parleremo in questa puntata. Però per cominciare Nicola io mi metto qua perché abbiamo detto filiera completa e allora il riso trebbiato, ovviamente abbiamo saltato qualche passaggio ma insomma per fare capire, eh, a questo punto lo andiamo subito a cucinare. La ricetta è Funghi auguri, zafferano e fior di zucca. Molto bene, io direi che allora qui abbiamo a darci una mano anche Daniele e Davide. Cominciamo subito. Che dobbiamo mettere in questa padella al momento vuoto? Incominciamo a tostare il, ris, il risotto con un goccio d'olio. Ci vorranno una trentina di secondi che portiamo la tostatura del risotto. Ecco, abbiamo anche tutti gli strumenti, abbiamo praticamente trasferito. La cucina in esterno, perché il tempo lo consente, una stagione che abbiamo detto non è stata proprio estremamente clemente per quello che riguarda la vita di campagna. Andiamo pure. Eh, continuiamo con diciamo, i funghi, in questo caso l'ovulo. Portiamo un attimino a insaporare anche il risotto. E quindi qui insomma andiamo su un fungo pregiato. D'altra parte, insomma, questa è la stagione dei funghi, da qui in avanti funghi a gogo, -go, soprattutto italiani, lo rimarchiamo perché l'italianità sarà un'altra caratteristica filo conduttore di questo nostro collegamento, il brodo. Passiamo alla parte del brodo che deve essere caldo così non rovina la cottura del risotto, aspettiamo che si asciuga e portiamo diciamo, alla cottura il risotto, dopo si prosegue con la mantecatura del, con il burro e il formaggio. Allora, adesso aspettiamo un attimo, voi continuate poi mi fate un cenno, perché intanto allora, noi andiamo, arriviamo insieme appunto a Giacomo Gavina e anche a Sauro Cardinali direttamente eh, dall'azienda di proprietà di Sis, dove ci sono anche i campi parcellari che abbiamo appunto appena trebbiato e abbiamo raccontato anche un po' come sta andando eh, la situazione eh, a livello, diciamo, dell'Areale Ferrarese. Però eh, l'anno passato andammo a in lomellina e, e in questo momento si sta trebbiando pure lì come sta andando carlo minoia che è proprio responsabile del mondo riso per sis la campagna quest'anno perché è stata un po tormentata mi pare esatto è stata tormentata la raccolta siamo in, in piena raccolta e ahimè devo dire per quanto riguarda la zona della Lomellina le aspettative non sono buonissime purtroppo i primi segnali che abbiamo è di una scarsa, di una scarsa eh, quantità di prodotto eh, sembrerebbe che la qualità invece sia, sia buona ecco. eh, qui abbiamo Presidente e Direttore per quello che riguarda il mondo SIS volevo cominciare con Claudio Mattioli, Direttore perché in effetti abbiamo citato questo tema varietale al di là di come è andata la campagna un tema varietale che però è bello al di là dei nomi che rappresenta perché rappresenta comunque l'italianità del riso e questa è una bella battaglia di cui parleremo anche dopo. SIS è uno dei principali attori nel, nel settore riso, oggi in Italia per quanto riguarda le sementi in particolare e eh, fondamentalmente eh, SIS è italiana al 100%, questa è la cosa che a noi piace dire. Eh, oggi SIS è l'azienda. Eh, storicamente più antica, diciamo, oggi eh, attiva in Italia nel settore delle sementi eh, di, di colture di diciamo, da pieno campo che sia nelle mani completamente del mondo agricolo e dell'italianità, insomma, ecco da questo sì. punto di vista. Tra l'altro anche con uno staff tecnico, non per nulla abbiamo detto, abbiamo chiamato qui a rappresentare tante voci perché c'è proprio un legame, un collegamento continuo dal breeding alla coltivazione fino poi arrivare addirittura con filiere complete fino in riseria per quello che riguarda il mondo riso. Mauro Tonello, allora come... Presidente Coldiretti Emilia Romagna, vicepresidente per quello che riguarda eh, Coldiretti Nazionale, ma anche eh, il suo ruolo nel mondo dei consorsi agrari d'Italia e la sua appartenenza perché ferrarese, risicoltore e quindi insomma, parla a ragion veduta anche in termini diciamo, di azienda agricola personale. Ma al di là di questo, questa battaglia portata avanti per il riso italiano, che ha visto anche proprio tutta Coldiretti scendere in piazza a Roma. Per difenderci da queste importazioni selvagge dell'indica cambogiano. L'Unione Europea pare in questi ultimi giorni avere detto: Davvero, starò al fianco anche dei risicoltori italiani. Così ha detto, cosa farà non si sa. Il tema dell'etichettatura si apre anche su questo fronte. Il problema è che non deve stare solo al fianco ma dovrebbe stare davanti perché il problema delle varietà nostre del, del mercato interno, fra le quali appunto Volano come ricordavate, è un tema molto importante. Noi abbiamo un mercato che è tutto nostro italiano, che però si sta valorizzando anche all'estero. Perfino l'Asia, perfino la stessa Cina sta importando riso nostro eh, che, eh, di varietà che utilizziamo nel nostro mercato interno. È un mercato molto particolare. Che che ricopre più o meno comunque una percentuale attorno ai 170.000 ettari all'interno del nostro paese e che ha un, oggi dà un contributo notevole anche alla nostra risicultura, oltre che in termini culturali e neoganeostronomici è un riso particolare che da noi sembra normale ma confrontato con gli altri risi ha degli aspetti assolutamente di differenza. È importante che stia invece davanti a noi la comunità europea perché qui c'è un problema anche di salute. Perché di fatto in quello che noi importiamo, e lo dice l'EFSA, non lo dice quindi col dirette, non lo dicono i consorzi agrari, non lo dicono i produttori italiani, eh, sono stati trovati comunque nei risi che entrano da questi paesi dei residui di mezzi tecnici addirittura proibiti nel riso e quindi da questo punto di vista ci sembra bast... almeno strano che voglio dire la comunità se ne stia zitta su un tema come questo ora è chiaro che c'è un problema dal punto di vista culturale un problema di difesa delle nostre produzioni di ambiente, di habitat la risicoltura è una difesa anche di un ambiente, ha un ruolo anche penso solo nella nostra Ferrara rispetto anche alla subsidenza dei terreni, quindi il minor calo dei terreni, ha un, quindi un problema anche una soluzione a un problema ambientale di non poco conto, un grandissimo eh, diciamo, ruolo anche di carattere economico, perché ricordiamo che tutta la filiera è completamente italiana dalle sementi appunto fino alla lavorazione e anche al consumo, consumo che stiamo pian pianino però esportando. Bisogna ricordarci che riusciamo ad esportarlo solo ed esclusivamente varietà nostre, proprio perché hanno gusti e sapori diversi. Se noi dovessimo omologarci esattamente a quella che è la ricicoltura mondiale non saremmo per niente competitivi perché i nostri costi sarebbero ampiamente superiori. Ecco, pensate solo alle famiglie tra eh, lavoro e indotto a cui dà eh, occupazione si sta parlando davvero di oltre 10.000 famiglie coinvolte nell'intera filiera tutte racchiuse in questa bella padella dove abbiamo mantecato il nostro riso Nicolo stiamo sì, già arrivando qua. siamo quasi alla fine della cottura del risotto noi sentiamo i profumi voinoma insomma cercando Cerchiamo di comunicarvi comunque la bellezza e la bontà di questo riso che tra l'altro appunto ogni varietà è indicata per un utilizzo proprio perché le consistenze sono diverse e quindi stiamo parlando di una varietà volano che rappresenta insomma il 90% del riso arborio da risotto coltivato in Italia. Esatto, esatto. Eh, lo chef metterà appunto eh, per continuare diciamo la consistenza del risotto il burro insieme al fior di zucca esatto perché noi abbiamo detto funghi sono protagonisti con questi ovuli profumati però ci sono anche i fiori di zucca vedete tagliati così a listarelle e a questo punto viene mantecato con il burro l'ultimo diciamo passaggio è quello del formaggio mi vogliono 30 secondi che deve riposare il risotto bene allora lasciamo riposare il risotto facciamo il tutto e a questo punto io vengo invece in quest'altro mondo perché poi facciamo una combinazione tra risotti e grani. Allora Gabriele Cristofori, presidente per quello che riguarda il mondo SIS e quindi questa realtà sementiera italiana, abbiamo detto di proprietà del mondo agricolo anche perché appunto c'è il Consorzio Agrario eh, dell'Emilia. Allora eh, il tema del Made in Italy sembra così una bandiera un po' scontata, però quando uno vede come davvero si riesce a fare sistema, eh, beh, la cosa diventa anche preziosa da un punto di vista di vista diciamo di eh, racconto di un'agricoltura che può davvero essere diversa. Sicuramente, di Made in Italy se ne può solo parlare come fa, come fa qualcuno o lo si può utilizzare per fare business come fa qualcun altro noi lo perseguiamo dall'inizio fino alla fine la differenza di quello che sono i nostri progetti di filiera rispetto a tanti altri pseudo progetti che ci sono in giro è proprio questa cioè l'italianità perseguita dalla semente fino al piatto e parlo di pasta Gigi, ghigi ma posso parlare di riso, posso parlare di altre filiere va proprio nella direzione di cercare di partendo dal mondo agricolo, riversare il più possibile quel valore aggiunto sulle aziende agricole, dando la maniera di poter investire, di poter trasformare un'agricoltura in un'agricoltura sempre più moderna e poter dare la possibilità alle aziende di reperire risorse per adeguarsi a questo tipo di agricoltura. Per questo è importante declinare la vera italianità e i valori che sono dentro un prodotto totalmente italiano sono molteplici. La sicurezza alimentare, sicuramente la distintività, tutta la preservazione del territorio, l'ambiente, la manodopera che lavora chiaramente sulla filiera, per cui i valori sono molteplici, sicuramente interessanti per il pubblico, forse ancora poco conosciuti, e noi vogliamo farli conoscere sempre di più. A proposito però di ospiti, beh, noi abbiamo anche Zappa e Ida e a questo punto abbiamo messo al lavoro Zappa su una vignetta. Gli abbiamo lasciato carta bianca, è il caso di dirlo. Quindi intanto io non so se si occuperà di riso o di grano, però lo andiamo a seguire tra un pochino. Allora, qua ci siamo messi avanti, beh, mi sembra che stiamo andando benone praticamente il nostro. Risotto è praticamente fatto. Dobbiamo semplicemente aggiungere l'ultimo tocco. tocco, siamo arrivati proprio al momento esatto, lo zafferano. Per lo zafferano, che rende rende diciamo un colore molto più acceso, ma soprattutto questo profumo e gusto diciamo particolare al risotto. Semplice, ma Diciamo sì, gustoso, sì. Sapori, diciamo che rappresentano in qualche modo la stagione, rappresentano insomma delle produzioni davvero nostrane Ecco il profumo che si sta sprigionando ulteriormente, così possiamo passare all'impiatto. Ecco qua. Allora, questo veramente è il risotto della giornata che ribattezziamo risotto con i piedi per terra e poi ci mettiamo. Veramente bello! Non ci vuole nient'altro. No. E finisce così, diciamo con la sua semplicità, anche perché la fa da padrone sia il risotto, ma lo zafferano in questo caso. Esatto. Io prenderei il cucchiaione, me lo mangerei, ma passo oltre. Nicola, venga qua con me, perché velocemente ci ripassiamo questi. Questi risotti, perché allora, così diamo qualche in indicazione. Caso, in questo caso è un risotto con lenticchie, è un formaggio tipico piacentino, un semplice ma tutto sfumato con, in questo caso, il pignoletto locale, un vino locale. Ah. E invece qui andiamo in un'altra terra sempre con il vino perché vedo colorato di rosso immagino. Sì, in questo caso è un risotto um, alla marrone ma devo dire che c'è una variante diciamo, un po' rivisitato perché ci ho messo nel, nel vino a macerare anche la salsiccia nostrana diciamo, di Bologna. E poi abbiamo fatto una cinta senese con un bel sughetto che sì. si può accompagnare con un riso proprio in bianco che diventa una, quasi un sostituto del pane per il quale anche qui le varietà possono essere tante. Esatto, sia perché diciamo, per molti fattori del pane che può risultare un po' pesante diciamo, per i cilieci e, e quant'altro, ma eh, la fa da padrone di questo risotto bianco che va a diciamo a definire il gusto della carne molto leggero. A questo punto abbiamo l'opera conclusa e quindi il tema è quello del riso. Eh, riso che è sottolineato tra l'altro dalla confezione che appunto viene tenuta in mano, pollicino con un coniglietto, però ci sono tanti uccellini. E allora, se vedete pollicino dove vai? E la risposta a perdere la strada volano. Per il volano. Allora, abbiamo cercato di metterci anche un po' il sorriso, anche perché Zappe Ida ci hanno accompagnato insomma, durante la documentazione di queste filiere legate ai frumenti, ma anche alla produzione risicola. Carlo, eh, mi noia un attimo il ripasso perché noi abbiamo dato per scontato la conoscenza di varietà di filiere, eccetera. Qui vediamo un piccolo riassunto, anche per dire che, insomma, il riso non è il riso, punto, ma ci sono i risi. Crisi che rappresentano anche una splendida biodiversità per quello che riguarda poi anche la salvaguardia ambientale. Sì, abbiamo un riso da interno super fino così definito, quindi riso particolarmente adatto per risotto, volano, eh, ricordo che è uno tra i più coltivati e più diffusi in Italia e non solo in Italia. E poi ci sono altre tipologie con delle specificità intrinseche. Un aromatico ad esempio, completamente italiano, fragrance e, e, e giglio, sono due risi eh, a granello lungo, aromatici naturalmente, assolutamente naturalmente, coltivati con un protocollo particolare. Eh, e vengono apprezzati e valorizzati su tutte le tavole. Ma teniamo alto l'entusiasmo dei risicoltori italiani. Dobbiamo tenerlo alto, assolutamente, guai a abbassare la guardia, anche per valorizzare al meglio il territorio il Ferrarese, ma la Lomellina, dove ricordiamo che il 90% della risicoltura viene fatta in Lomellina, è un territorio magnifico e che, eh, e che è una riserva, io direi, naturale in assoluto. A questo punto ricerca e sviluppo, quindi il mondo del breeding, per quello che riguarda il mondo SIS, Società Italiana Sementi, Stefano Ravaglia, abbiamo parlato di riso, ma direi che è il caso anche di parlare di grani. Eh, ma la ricerca dove deve andare a parare? Lo so che è una domanda 360. Gradi, però le linee guida ci sono soprattutto da adesso in poi perché veniamo da annate particolari e anche diciamo, i produttori chiedono certe cose. Magari anche alcuni scenari di coltivazione sono cambiati eh, a seguito delle nuove regole PAC. E magari l'industria di trasformazione, che sia molitoria o che sia pastaria, come vediamo in questo caso, insomma, i puntini sugli amano metterli. Assolutamente, partendo sempre dal presupposto di mantenere degli standard produttivi di assoluta eccellenza in un contesto come quello attuale che ci propone annualmente nuove sfide, perché questi mutamenti climatici in atto sostanzialmente portano a ribalta patologie che a volte sono anche abbastanza desuete. Quest'anno abbiamo assistito agli attacchi violentissimi di origine gialla a partire dall'Inghilterra arrivare alla Sicilia, qui la genetica di nuovo è chiamata a dare un importante contributo perché senza certe resistenze ormai le varietà sono improponibili e parlando di ruggine gialla appunto parliamo di una malattia che ricorre con non un'alta frequenza ma c'è qualcuno che suppone che siano un po' tra le patologie killer dei prossimi anni, addirittura quest'anno abbiamo visto la ricomparsa di ruggine nera anche su piante ancora verdi, una cosa abbastanza inconsueta. Senza dimenticare, qui ci avviciniamo un po' più alle richieste anche del mondo industriale, gli aspetti legati alla sicurezza alimentare. Eh, anche qui la genetica ha dato sicuramente i contributi importanti. Poco fa si parlava di una nostra varietà, il Bologna, che ha permesso non solo di soddisfare le aspettative dell'industria molitoria, ma anche di sopportare in campagna, e quindi a vantaggio degli agricoltori, annate veramente difficili in questo senso. Andando all'industria chiaramente i puntini su lei sono sempre più precisi, puntuali, tanto per giocare con le parole, a partire dal mondo della pasta che è un po' un fiore all'occhiello no? della tradizione alimentare italiana e per il quale siamo sempre più chiamati a proporre genotipi utili ripeto, agli agricoltori per essere coltivati, ma anche agli industriali che magari puntano a ridurre l'importazione da paesi eh, distanti, perché uno degli altri argomenti di grande attualità è un po' l'impronta ambientale no? che l'agricoltura lascia e per la quale di nuovo con la genetica, senza dimenticare gli aspetti agronomici, possiamo dare un contributo importante. Ecco, vediamo allora questi progetti di filiera, direttore Mattioli, perché in effetti qui c'è il riassunto dei eh, capitoli più importanti a cui SIS è stata chiamata, con eh, degli accordi eh, che riguardano proprio il territorio nazionale e tra l'altro marchi storici, Io, ad esempio vedo qua Gigi, e che però è stato anche un bel risultato da un punto di vista appunto, aziendale, riportato alla ribalta, un marchio eh, restyling, però le varietà debbono essere essere importanti proprio per dare i risultati. Certo è un progetto molto bello, Gigi è stata un'azienda che è rinata sotto la spinta dei consorzi agrari e praticamente i contratti di filiera per Gigi oggi rappresentano una priorità e da questo punto di vista le varietà fondamentalmente principalmente utilizzate sono Varietà, tre varietà della Sissa in particolare, che sono Cesare, sono Massimo Meridio e sono Marco Aurelio. Sono tre varietà che sono caratterizzate da, da, diciamo, da, da una qualità particolare che è particolarmente idonea per la produzione di paste di alta qualità. Ecco, poi qua vediamo insomma altri brand che naturalmente si riferiscono per quel che riguarda il mondo paste, sempre ai grani duri. Insomma la differenza base è che è quella che poi ho imparato e basta anche fermarci lì è che col grano tenero si fanno pane e biscotti e anche altre cose, la dico un po' sommariamente, col grano duro principalmente pasta, poi ci sono per dire il pane di materia che si fa col grano duro, ma le eccezioni le lasciamo stare, no, dicevo anche eh, partire dal seme e arrivare a un brand attraverso contratti di filiera, accordi e progetti è importante perché dà un'ulteriore valorizzazione. Ecco, credo di poter dire, oggi la, la parola filiera è una parola a volte è un pochino inflazionata, un pochino abusata. Eh, credo di poter dire che la prima filiera vera, eh, in particolare nel settore del riso, è quella che abbiamo creato con i giapponesi della Japan Food Corporation, eh, andando a coltivare e a produrre del riso per loro eh, destinato ai ristoranti giapponesi in tutta Europa. E con la varietà Yume che eh, abbiamo visto prima. Eh, per quanto riguarda la pasta, dicevamo prima Gigi, eh, noi abbiamo a in atto anche un um, contratto di ricerca con De Cecco, che è un contratto particolarmente importante perché è finalizzato a trovare delle varietà particolarmente idonee a produrre pasta di alta qualità, come, come anche quella di De Cecco, eh, per fare in modo che praticamente diciamo la quantità di grano duro italiano sia eh, percentualmente superiore rispetto a quella che oggi è utilizzata normalmente da delceco. Ecco poi siamo attivi in tante altre filiere, perché diciamo, siamo, abbiamo lanciato eh, una filiera con i Molino Grassi per quanto riguarda la semola di alta qualità, eh, con una varietà che si chiama Emilio Lepido la stessa varietà che bene o male è oggi, è oggi utilizzata anche da Dicecco insieme al Marco Aurelio e poi stiamo partendo con altre filiere importanti che utilizzeranno varietà nostre come lo stesso Marco Aurelio ancora ma come anche un'altra varietà che si chiama Furio Camillo che diciamo sembra particolarmente idonea anche questa alla produzione di pasta. Marco Allaria, noi abbiamo affrontato delle tematiche che sembrano così insomma un vocabolario abbastanza sciorinato negli ultimi tempi, abbiamo parlato di filiera, abbiamo parlato di Made in Italy. Però io vorrei rimarcare, eh, visto che lei eh, rappresenta appunto direttore della Coldiretti Emilia Romagna, nonché di quella di Bologna, cioè rimarcare il ruolo degli agricoltori. Oggi abbiamo avuto l'occasione di poter conoscere una straordinaria storia di. Una filiera che parte dalla semente, che parte dalla ricerca, che parte dalla capacità degli agricoltori di saper trarre il massimo dal valore della terra con il loro lavoro per poter dare un prodotto di tutto rispetto, sicuro, di qualità e soprattutto italiano. E questo è un orgoglio per la nostra agricoltura, è un orgoglio per i nostri coltivatori e questo è un esempio positivo dell'Italia che sa lavorare. Luca Bersanetti come responsabile produzione, soprattutto per quello che riguarda l'area dei grani. Adesso il bilancio si può fare, siamo andati come abbiamo descritto le linee in campagna all'epoca della trebbiatura, eh, tenere in particolare ma anche per i duri. Le produzioni del tenero sono state ottime, direi. E come sempre, una delle varietà migliori nel panorama nazionale è stata ancora una volta il Bologna. Che è un, ormai un cavallo di razza, per il resto tutte le nuove varietà hanno avuto, eh, tutte hanno avuto risultati interessanti. Eh, io volevo Carlotta Landini un attimo perché ehm, è ufficio produzione rapporti con enti e ministero perché noi parliamo dell'importanza del seme certificato però per certificarlo perché c'è tutto un lavoro dietro cioè quante telefonate, quanti fai, diamo qualche numero abbiamo dato il numero delle produzioni italiane facciamo capire la consistenza del lavoro. In realtà tantissime perché comunque per raccogliere del seme certificato prima di tutto bisogna seminare del seme certificato è già lì è una cosa molto importante e, e poi non dimentichiamo che dalla semplice semina di questo seme certificato i controlli che vengono effettuati fino alla raccolta sono almeno altri quattro Ovviamente sono eh, certificazioni in campo, di laboratorio e quant'altro, quindi controlli su controlli non vi faccio neanche il conto del numero di controlli che c'è dietro una cosa del genere. Questo è un passaggio molto importante, l'uso del seme certificato e soprattutto in Italia ha un peso veramente rilevante, prima di tutto per salvaguardare quello che è eh, l'agricoltura nazionale, eh, perché ovviamente certificare il seme vuol dire poi anche seguire dei protocolli e eh, seguire quindi delle, dei regolamenti che poi eh, vanno a influire anche su quello che andiamo a mangiare successivamente e quindi visto che abbiamo tutti questi piatti davanti pensiamo anche a questo. In effetti io avevo detto voglio andare con ordine, partiamo dal riso, il seme tutto quanto, poi in effetti abbiamo fatto un po' un misto fritto ma però ben ci sta perché poi SIS raccoglie il mondo riso e il mondo grani eh, Nicola qui alla taverna eh, Caripa praticamente raccoglie Esattamente eh, risi, risotti e paste, e quindi insomma anche avere mescolato le cose ci sta bene. Certo. Intanto, però, spaghetti rappresentativi dell'Italia, eh, ma non solo, in una ricetta che proprio diciamo che ha una, una delle, storia. Esatto. Una delle più tipiche italiane, che è la carbonara, tipica di Roma, come si sa. Abbiamo realizzato questo piatto con una pasta de cecco, che è uno spaghetto che secondo me è degno di essere rappresentato, diciamo, in ogni piatto. Poi in mezzo ci vedete anche del pane carasau che però oltre a diventare ciotola qui, perché naturalmente abbiamo detto i grani teneri poi servono invece per tutti questi aspetti. Ci teniamo lì le mezze maniche intanto che io volevo fare. Ecco, beh, non lo possiamo fare direttamente. Eh, io lo farei venire in scena subito. Così Filippo Tramonti per il mondo Gigi, perché eravamo proprio arrivati alle mezze maniche. Allora, prima raccontiamo Ghigi, così dopo Nicola ci racconta le mezze maniche, come le ha trovate, come è riuscite a cucinarle. Siamo ah, Una... prova. Esatto, qui sì, dal chicco alla coltivazione, passando per gli agricoltori e passando in questo caso attraverso proprio un pastificio storico che oggi guarda al futuro. Col contributo di SIS comunque, perché come abbiamo detto tutto quanto parte dal seme e consiste. A rapporto di collaborazione oltre che essere soci di Gigi. Gigi è un'industria di trasformazione, un pastificio che nasce dal mondo dei consorzi agrari prevalentemente e che dal grano, dalle semine in grano con i contratti di coltivazione con le aziende agricole fino a tutta la trasformazione produciamo pasta con grano 100% italiano. Diciamo che questo qui va a vantaggio dell'agricoltore con i nostri contratti di coltivazione, come quest'anno usciremo con 10 euro in più a tonnellate rispetto alla borsa merci di Bologna, ma soprattutto va a vantaggio del consumatore perché è l'unico prodotto che e sa da dove viene la provenienza del grano che non succede in altri. generalmente non succede certo. a livello industriale se non nei pastifici artigianali. Qui c'è proprio una prova del nove... esatto, si non segue so, proprio ehm. tutto il Tutta passaggio. Allora adesso lei ascolti come certo. Nicola ce l'ha cucinato, eh? queste mezze maniche. Niente, come le hai me... trovate? Beh direi che la prova del 9, come diceva prima il dottore, l'ha superata anche perché tiene molto bene la cottura ed è una pasta che. Se, io come ristorante l'adopero e mi trovo veramente bene in questo caso con questa mezza manica Gigi abbiamo realizzato il piatto con il gambero rosso di Mazzara del Vallo e spinaci la fa da padrone come dicevo prima la pasta la mezza manica anche perché dà il, la, il morbido del gambero ma la, diciamo la resistenza la della, della pasta, pasta rende il piatto unico tricolore questo è un piatto tricolore come si vede nel marchio Gigi Italiana. Ecco, perfetto, allora, abbiamo fatto il risotto con i piedi per terra e le mezze maniche made in Italy con pasta Ghigi. Allora rimanete tutti qua, io volevo fare proprio un piccolo giro d'orizzonte con tanti altri amici che ci sono venuti a trovare e che rappresentano sempre proprio questo rapporto diretto con anche il mondo agricolo. Allora, Stefano Monari, coordinatore sementi, fertilizzanti e progetti di filiera del Consorzio agrario dell'Emilia, in particolare l'area di Bologna e Modena che sono molto importanti, soprattutto per quel che riguarda i teneri. Insomma. E allora, il rapporto con Sisma, soprattutto insomma, adesso, siamo anche vicini alle semine peraltro, eh, per quel che riguarda il grano. Niente, la nostra politica in tutti questi anni è sempre nel cercare di valorizzare prodotti che devono essere destinati all'ammasso, quindi non soltanto mantenendo un'ottica verso il seme nudo e crudo, ma pensando anche a quello che dopo si può trasformare, che poi appunto sono appunto le filiere che andiamo a realizzare, sia di duro ma anche di tenero. Ecco. Ed è per questo che noi, la quantità che noi riusciamo a vendere è sempre finalizzata a creare questo, questi ammassi omogeni di, di prodotto da. destinare a punti ai mulini. Ecco Giulio Fronticelli, tecnico di SIS proprio per le zone che sono rappresentate anche dal consorzio agrario perché stiamo parlando di Bologna, Modena e pure Reggio Emilia. Eh, diciamo che noi abbiamo sia un approccio diretto con gli agricoltori, sia ovviamente tramite il consorzio e la rete di agenti. E le varietà sono, sono tante, sono un po' quelle classiche che, che si seminano già da anni, tipo il Bologna, il Palesio, il Tiepolo, ma ogni anno si cerca anche di proporre varietà varietà nuove, eh, ad esempio tra i bianchi c'è una varietà che si chiama Bellini, che è molto... La granella bianca. La granella bianca che insomma soprattutto in certe zone del modenese pare che abbia insomma un grande riscontro, il tintoretto invece nell'ambito dei rossi è un'altra varietà nuova insomma che stiamo iniziando a proporre e quindi insomma per quanto riguarda i grani teneri c'è sono tantissime varietà, bisogna, dipende dalla necessità del, dell'agricoltore. Il consiglio è quello di diversificare se la superficie lo consente ovviamente. Ecco, parliamo, insomma... Questo per quanto riguarda i grani teneri, quanto riguarda i grani duri quest'anno anche in zone non necessariamente particolarmente evocate come andando più verso eh, l'area, verso Modena e anche Reggio inizia a esserci parecchie richieste probabilmente dovute anche al, all'andamento stagionale dell'anno scorso e alle produzioni di grano duro sono state particolarmente buone e anche al mercato che adesso premia particolarmente. Antonio Ferro, per quello che riguarda il mondo col diretti eh, legato proprio a questo areale bolognese che in questo momento ci ospita. Tra l'altro è un areale dove le colture da seme in generale insomma sono preponderanti. Certo, le colture sementiere da noi qui sono molto eh, radicate sul territorio anche perché si è creata una buona professionalità. Tra gli agricoltori, nel stare attento a tutte quelle cure che ci devono essere per creare delle varietà che sono buone. Sulla parte imolese, direi che siamo molto più specializzati in colture sementiere e anche ortive. La parte bolognese, più sul discorso anche di creare delle varietà nuove di grano, di grano duro e quant'altro che stanno dando sicuramente degli ottimi risultati. Io credo che il connubio tra la professionalità dell'agricoltore e avere degli istituti di ricerca come SIS in questo modo eh, possa dare sicuramente dei risultati per avere delle varietà che siano sempre più adatte al territorio per creare anche poi dei buoni piatti come stiamo vedendo che possono dare soddisfazione ai consumatori. Ecco, tra l'altro, proprio noi abbiamo cercato di mettere insieme prodotti e cucina per fare capire davvero che eh, la riconoscibilità può essere reale. Allora, a questo punto ci spostiamo invece nell'area. Ferrarese, Natalino Gardinale che è responsabile delle filiere del Consorzio agrario di Ferrara. Il Consorzio di Ferrara già fin dal 2002 ha iniziato con i primi progetti di filiera e il progetto più importante è ancora in essere che è quello con la varietà Bologna nella filiera che porta alla produzione dei panini per la McDonald's. I progetti di filiera nostri sono certificati. Nel progetto, in questo progetto specifico abbiamo dentro nell'ultima annata più di 70 aziende agricole, eh, abbiamo anche progetti di filiera sul grano duro in specifico con due industrie del territorio, una l'industria Andalini di Cento che fa pasta all'uovo e eh, dove utilizziamo la varietà Cesare e un'altra con l'uso un particolare che è di argenta è la produzione di couscous. Abbiamo inserito anche le varietà di grano duro in filiera per la produzione di couscous nel caso specifico anche qui abbiamo il Cesare. Poi facciamo progetti di filiera anche sui grani biscottieri, anche perché Ferrara ha 50.000 ettari di cereali autunnali mediamente e quindi lo spazio c'è. Nel caso dei grani biscottieri utilizziamo mantegna e bramante della sis ottenendo il prodotto biscottiero ma di qualità. Ma guarda quante cose che si fa con un piccolo chicco di grano? Allora, cerchiamo di rifare quadrato dentro il mondo SIS, tutti a raccolta, qui vicino a me Giovanni Toffano, capo area nord-est e coordinatore commerciale Italia, è responsabile frumento tenero, orzo, mais e soia, adesso non ci allunghiamo troppo, però eh, io dicevo è un momento importante e cruciale, questo per quello che riguarda il mondo dei frumenti. Certamente, dopo gli, i buoni o medi raccolti ottenuti nell'ultima campagna, l'agricoltore... Si sta preparando a seminare. E si sta orientando per nostra fortuna verso indicazioni di varietà di nostra costituzione. Prima avete sentito il Bologna, ma accanto al Bologna avete sentito parlare del Bellino, i classici rossi tipo il Tintoretto, che tra l'altro, pur essendo un materiale particolarmente precoce, non precocissimo, è riuscito anche nelle prove nazionali ad avere degli eccellenti risposte produttive. Quindi riteniamo di poter dare agli agricoltori della, della, diciamo, della pianura padana e non solo, consigli e ottime varietà per le loro imminenti semeni. Ecco, Lelli che è capoarea per quello che riguarda, conferma, eh, insomma, sì, Emilia Romagna adesso... Diciamo che in Emilia Romagna probabilmente quest'anno si assiste a uno spostamento considerevole, soprattutto per certe zone, dal tenero al duro. Essendo andato il duro molto bene, in particolare nel Ferrarese, nelle zone della Romagna, nella provincia di Bologna, noi anche qui siamo comunque attrezzatissimi per affrontare questo spostamento, avendo un parco di varietà che si adattano particolarmente anche per le zone di coltura del grano duro al nord, e quindi le zone dell'Emilia Romagna anche per quel poco che si fa di grano duro oltre po'. Allora, eh, come vanno i mercati? Fabio Benini, responsabile Vendite Ufficio Italia. Non ci lamentiamo, le, le vendite stanno andando molto bene, sia, sia, di tenero, sia per quanto riguarda il frumento duro, sia per quanto riguarda il frumento tenero, ma anche i cosiddetti cereali minori tipo il triticale. Anche per, per queste abbiamo delle moltissime richieste, stiamo, stiamo consegnando. Ecco. Ecco, oggi ci siamo soffermati, riso e grano, anche perché andare a cucinare eh, col Triticale, eh, è un due. po' duro, magari ci spostiamo sì. in altre dimensioni. Allora, a questo punto ci mettiamo tutti qua vicino. Beh, eh, Nascetti lei segue sempre il consorzio agrario dell'Emilia. Come varietà c'è un panorama ormai molto ampio. Eh, il Bologna sarebbe, sarebbe una, una conferma di quello che è, da quando è nato, si è confermato negli anni io continuerei, continuerei a fare brindisi al Bologna perché ancora è un grano di altissima affidabilità Ok, stiamo parlando del Bologna naturalmente varietà ecco, non entriamo in campo calcistico allora io lascio a voi Presidente e Direttore eh, a che brindiamo? Brindiamo alla vera italianità perché possa avere sempre più spazio, venga percepita dal pubblico, venga acquistata e venga capita e brindiamo a tutti coloro che debbono dare una mano per il questo percorso perché chiaramente riescono a capire qual è l'importanza e la strategia del mondo agricolo collegato all'agroalimentare e del mondo agricolo italiano innanzitutto e un brindisi soprattutto ai nostri agricoltori. La cosa che voglio ricordare è semplicemente il fatto che eh, questa azienda, la nostra azienda, la SIS, ha triplicato 3,5 volte il fatturato che faceva diciamo 15 anni fa. Questo significa anche che la qualità Diciamo dei prodotti che la SIS ha messo in campo e oggi come oggi la SIS ha 200 prodotti diversi di cui 70 grani teneri e grani duri e triticali, e più un'altra ventina di, di risi, quindi diciamo una, un numero di varietà estremamente ampio in una logica anche poi di preservare la biodiversità e in una logica anche di apprezzamento di quello che è il lavoro di tutte le persone che lavorano oggi in SIS, perché diciamo eh, molti stanno parlando di cambiamenti, eh, ecco la parola cambiamento è un'altra parola particolarmente abusata, bisogna cambiare Cambiare, cambiare. Ora, da, da, dal punto di vista di SIS. Diciamo, credo che l'importante sia lavorare nella giusta direzione. Il, le persone diciamo sono la, la forza della nostra azienda. Questo credo che sia estremamente importante, quindi brindiamo anche mi sembra, a questo. Esatto, mi sembra giusto, non per nulla. Abbiamo chiamato un pochino a raccolta una parte piccolina della squadra Sis, quindi abbiamo sentito voci, abbiamo visto volti, abbiamo assaggiato varietà e abbiamo messo alla prova Nicola di questo bel. Ristorante che appunto si trova eh, nelle aree bolognesi proprio vicino ai campi che noi siamo andati appunto a seminare e a trebbiare a seconda delle stagioni. Grazie per averci seguito. Un brindisi che naturalmente vi eh, dice anche che potete rivederci consultando il nostro sportello di redazione, eh, il nostro sito web conipiediperterra.com e poi naturalmente con i piedi per terra ogni settimana puntuale. Quindi tra sette. Sette giorni, stessa ora, stessa tv. Cincina a tutti! Cin.